Sì, mi chiamo Martarello, che è la ditta Martarello di Rovigo. Facciamo fuochi d'artificio da 3 generazioni. Le produzioni vengono nelle fabbriche, dove ci sono dei tecnici, in base a certe idee, a una certa creatività, si fabbricano, si fanno questi fuochi d'artificio, forma di cuore, forma di palma, bombe multiple. Come si fa a dare la forma a un fuoco d'artificio? È una Questa cosa è che... l'arte, questa è l'arte del pirotecnico. Ognuno ha la sua maniera di pensare, di costruirla. Nascono lì, sono segreti. Prima mandiamo un preventivo con i vari disegni che vogliamo proporre, poi mandiamo appunto questo preventivo, il comune o la società o il comitato decide quale preventivo prendere in base agli importi e poi dopo noi in fabbrica costruiamo lo spettacolo. Quando veniamo sulla piazza dobbiamo solamente eseguire lo spettacolo, quindi fare tutta la preparazione dell'impianto, che sono tutti i cannoncini, poi dopo daremo un'occhiata, e poi dopo posizioniamo i fuochi d'artificio dentro i cannoncini e all'ora X si fa lo spettacolo. Quello che è molto importante è essere in regola con tutte le autorizzazioni, essere in regola con le assicurazioni. È un lavoro un po' particolare, ci servono tante precauzioni, tante autorizzazioni. Una volta posizionati, noi lanciamo i fuochi d'artificio da una adeguata distanza, una distanza di sicurezza, in modo tale che abbiamo tutto sotto controllo e in qualsiasi momento ci possiamo fermare in caso che ci dovesse essere qualche incidente o qualche cosa, perché sui fuochi d'artificio la sicurezza al 100% non c'è. Per quanto ci si possa lavorare sopra la sicurezza, bisogna lavorare sì in sicurezza. Quindi, adoperando l'elettronica, abbiamo una certa sicurezza per quanto riguarda gli operatori e il pubblico stesso. Dovete indossare poi delle protezioni particolari. Ma le protezioni, sì, per legge dovremmo avere i caschi, i tappi, I tappi i tappini sì, per per le orecchie. le Ed è importante anche per le persone rispettare i limiti, in questo caso 100 Certo, metri. esatto, in base ai calibri che si vogliono sparare, le distanze dal pubblico, qui abbiamo i 100 metri, quindi 125 come calibre. Quali possono essere le condizioni atmosferiche che vi mettono in difficoltà? Il vento, perché in caso si riesca a posizionare lo spettacolo, lo copriamo con un nylon, viene tutto protetto e anche in caso di pioggia non abbiamo nessun problema a spararlo. L'unico è il vento, se il vento tira verso terra, verso il pubblico, per legge non si può sparare, ma oltre alla legge anche il buon senso stesso. I fuochi d'artificio in teoria sono tutte palle che una volta che arrivano a una certa altezza scoppiano e accendendo i colori dentro queste palle, quindi formano i vari fiori, grisantemi, salici, fischi. Questo per esempio è un impianto, dobbiamo ancora Esatto. riempirlo. E qui dentro vengono posizionati I poi... fuochi d'artificio. Tutto Ok. rigorosamente inclinato verso mare, a parte qualche batteria che noi le mettiamo di supporto, queste qua rimangono libere, non vengono caricate. Come si vede, queste sono ancora in fase di alloggiamento, mentre queste sono già posizionate con una carica elettrica, poi dopo questa carica elettrica va in una centralina. D'edificio omologato. Noi abbiamo un collegamento elettrico che è dato da una carica esplosiva, viene collegata poi ad una centralina, ce l'abbiamo una là, e poi con una pulsantiera si fa partire poi da un fuoco d'artificio all'altro un ritardo, in modo tale che dal tempo questa di salire, di scoppiare, poi di scarica, tutto è collegato. E con un ritardo, dicevamo, che Con un cos'è ritardo. È un questo? ritardo caricato a polvere nera. Ci dà la Ok. possibilità di sparare, di lanciare più fuochi d'artificio alla volta temporizzati. Purtroppo in questo momento qui emergono delle aziende che si improvvisano a fare fuochi e non hanno tutte le autorizzazioni, quindi una concorrenza sleale chiaramente nell'ambito del settore pirotecnico, non avendo depositi sufficienti per detenere il materiale e via dicendo, vengono sulle piazze, poi magari manca per qualsiasi causa, non si può per esempio effettuare lo spettacolo e devono ricoverare il loro materiale in posti dove non, per motivi di peso e di quantità non riescono a detenerli, quindi poi tutte violazioni
la Liguria è uno purtroppo di quei posti che queste cose succedono. Da che ora è che presidiate il territorio? Da stamattina alle 7. È importante che non si avvicini nessuno? Importantissimo, e anche le macchine tutte, fa sgombrare il piazzale, e con l'aiuto dei vigili riusciamo sempre a tenere pulito, poi lo presidiamo noi tutto il giorno fino a che non levano tutti i fuochi, anche quelli inesplosi stasera.